Lanciate dai tetti presenta il nostro audio quotidiano. Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 21 aprile 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti 35-48. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io!». Gesù in persona stette in mezzo a loro. I discepoli, dopo aver fatto esperienza di Cristo, non possono fare a meno di parlarne. Quando Gesù entra a far parte della tua vita, fa parte di ogni aspetto della tua esistenza, non è un appendice. Spesso la fede è vissuta come qualcosa di collaterale, invece può diventare luce per vedere la realtà con occhi diversi. Questo non significa vivere di illusioni o vivere tra le nuvole. Gesù risorto è una realtà concreta, si fa toccare. Gesù in persona stette in mezzo a loro. Luca tende a sottolineare questo aspetto spesso trascurato e travisato. Avere fede significa far entrare Gesù nella logica dei nostri pensieri, nel linguaggio dei nostri discorsi, nell'ottica dei nostri sguardi, nelle scelte della nostra vita. Lui c'è e ci sarà sempre, fin tanto che noi sapremo fare memoria e raccontare del nostro incontro con Lui. E tu cosa racconteresti del tuo incontro con il Signore? Buona giornata a tutti!